sull'Île de France giungono a New York Oriol e Schumann. Il saluto alla Statua della Libertà ricorda, alla luce del porto in festa, che la statua fu 60 anni or sono offerta dalla Francia. I fotografi non si mettono sull'attenti neppure al suono degli inni. A Washington, Union Station, gli ospiti, c'è anche la signora Oriol, sono ricevuti da Truman. È la prima visita che un capo di Stato del continente europeo compia in America. Il percorso dei due presidenti è ritenuto un simbolo dei legami tra le due nazioni, poiché la pianta di Washington è stata tracciata da un architetto francese. I tempi in cui la Francia aiutò la rivoluzione americana paiono rivivere in queste scritte. Anche Marshall è nella tribuna, di fronte a cui sfila una parata di 5.000 soldati. Prima della cerimonia, Oriol ha ricordato Lafayette e la solidarietà franco-americana. E in queste parole era sottinteso l'intento politico del viaggio.